Ed eccoci qua ragazzi su Kingdoms of Amalur: Re Reckoning, remastered di questo grandissimo titolo che fu addirittura per PS3, se ricordo bene. Quindi, benvenuti se è la prima volta sul mio canale, bentornati se già mi conoscete, sempre il vostro Siontrusilver. E partiamo subito ragazzi con una nuova partita. Ho già guardato un po' le impostazioni, quindi facciamo in modalità facile, ragazzi, sempre non esageriamo perché vogliamo goderci la trama, eh. Ecco. Quindi, innanzitutto vediamo come comincia, ragazzi, questo è un giocone epico, veramente. From the beginning, we were wrong. And only now, well into the second decade of the conflict, have we begun to understand the mistakes we have made. We lived in harmony among the Fae, in a world awakened to new magic. Perhaps we should have foreseen what might be born on this rising tide, what force might awaken. A force powerful enough to twist even the eternal and immutable Fae folk. But Gadflo, the new king of the Winter Court, surprised us all. Singular among his people, he was all that other Fae were not. Aggressive, ambitious, visionary. He had power like none we had ever seen, terrible and deadly. Gadflo and his followers, the Tuatha De Áon, believed that a new god was to be born in the east, beneath Gadflo's crystalline fortress of Amathin. In the name of that god, they marched to war against the young races of Amalur. Against a mortal army, no matter the power of their god, we might have been victorious. But the Fae are creatures of magic, not bound by the laws of life and death. Each Tuatha fallen on the battlefield would soon rise again, for the Fae do not know death as we do. How could we stand against such a force? For 10 years the war raged. For 10 years the armies of men and Alfar fought and died. But as our numbers dwindled, we knew that it was only a matter of time. Our fate had been written. At least, that is what we believed. Until you died. What do you think this one is then? Alfar? Doran? Could even be a Jotun. Always a surprise, eh, Garan? Eyes on the job, boy. Don't matter what it is. Dead's dead. And be thankful for that. All we've seen. Go on and pull back the sheet, though. It'll need to be in our report, one way or the other. Ok, signori, noi cominciamo da morti. Attenzione, quindi non è che cominciamo così bene. Gli Alman, come vedete, sono una razza, sono una nazione tanto religiosa quanto bellicosa, di origine antica. Molti Alman raggiungono la Faerlandia, che sarà la nostra ambientazione, in cerca di libertà. Continuano tuttavia a onorare le tradizioni del loro paese. Abbiamo un bonus su fucina, persuasione e alchimia. Quindi, maschio e femmina. Ovviamente. I Varani, maschio e femmina, ecco qui, sono... Questa è la razza che mi piace di più. Mi ricordo che avevo giocato questa razza tanti anni fa. Induriti dal mare aperto, i Varani saranno essere abili mercanti, ma altrettanto facilmente pirati mercenari. Le loro armi preferite sono le spade e i pugnali, armi adatte al mare. Quindi,
voglio proprio fare una build sulle spade e i pugnali con lui, quindi probabilmente sarà la razza che sceglieremo, eh. Abbiamo scoperto oggetti, lo scasso più 2 e commercio. Ecco qua, Yosafar, ce l'abbiamo fatta. Sono un popolo fiero antico proveniente dalle terre gelate del nord. Si arrogano il diritto di giudicare e separare ciò che è giusto da ciò che è sbagliato sotto i venti, il sole e il cielo, infliggendo una giustizia dura ma equa. Hanno alchimia, un disincantamento e arte savia, che dovrebbe essere le magie. E anche qui abbiamo uomo e donna. Attenzione, i Dokkaifar sono molto carini anche loro. Sono noti per essere eccessi studiosi di magia e di diplomazia. Per quanto non rifuggano i conflitti, preferiscono risolvere le dispute pacificamente o in un modo molto silenzioso ed efficiente. Persuasione, furtività e arte savia. Ciò che mi interessa anche questa per la persuasione, che qui ragazzi, uomo e donna. La donna è bellissima dei Dokkaifar, veramente. Mi interessa di più questa come statistiche iniziali. Quindi il nostro personaggio è un pirata di base, quello che voglio creare. Quindi selezione. Ora abbiamo, possiamo anche scegliere nessuna abilità, eh? Non ti sottomette alcun dio. La tua autonomia è di per sé un vantaggio. +1 è bonus XP, quindi riveghiamo più velocemente. Qui abbiamo +6 danno da veleno e resistenza ai veleni. Probabilità di colpo critico e colpo critico, crediamo in Beni, dio della morte, no? 5 danni fisici, 5 armatura. Anche questo qui della guerra non è male, se vogliamo indossare danno da ghiaccio, resistenza al ghiaccio per il dio dell'acqua. Sono indeciso tra guerra e morte, ma decisamente penso che punterò sulla guerra. Tirdon, il dio della guerra, anche se di background ci starebbe bene l'acqua, no? Marinai e pescatori. Però il danno da ghiaccio non mi ricordo se era molto specifico sulle armi e forse sugli incantesimi. Resistenza a ghiaccio no, guerra, quindi è un pirata che però ha passato anche del tempo in battaglia, infatti noi siamo morti in battaglia. Quindi selezioniamo questo e qua abbiamo le nostre tipologie di personaggi, no? Tra tutti quello base è il migliore. Possiamo cambiargli il volto. No, questo è migliore. Colore della pelle. No, così bianco no, un po'. Colore degli occhi. Per chi riesce a vederlo, colore degli occhi, ragazzi. Quindi volevo fargli sull'azzurro andante. Allora, cambio un attimo. Ok, così mi sembrano molto chiari gli occhi. Torniamo sul nostro volto. Il colore dell'ombretto no, non ci interessa, ragazzi. Penso che, a meno che non faccia un personaggio donna, sfumatura lo portiamo a 0, tanto. Colore della peluria, quindi. Cambia niente, signori. Perché un editor vecchio, ragazzi, è quello di Armalur. E intensità della peluria. A meno che non sia sotto i vestiti, ma non lo vediamo. Più che altro, ah, ecco qua, capelli, vedete, pettinatura. Stavo cercando questo. Quindi questo qua con la coroncina, niente male la Conan, eh? È carino. Quindi ci perdiamo un attimo di tempo nell'editore insieme. Questo qui ha le treccine, questo no, mi piace un po' di più, che li ha raccolti i capelli invece delle treccine. Questo già è in pole position, questo taglio. Questo qui no, rasato ai lati no, non mi ispira. Questo qui è il codino dietro. Questo qua non è brutto, eh? Nell'ideologia del personaggio che voglio fare non è brutto. Quindi, allora io direi questo di capelli, questi. Colore, ecco qua il colore dei capelli.
Vediamo che core abbiamo a disposizione. No, questo qui è il core della barba. Vediamo le barbe. Di certo gli metteremo la barba, ragazzi. Biondino sbarbato così, no. Allora, questa, se no questa qua di barba. Questa qui è carina, è vichinga, però questa qua, dai, aggiudicato. Core delle sopracciglia, abbiamo anche gli accessori. Vedete, possiamo mettergli gli orecchini. Un orecchino glielo metterei così, Così ce li ha tutti e due. Qua ne ha uno solo ad anello, no, ne ha due. Questo qua a forma di corno è molto carino, Così a tutti e due ne ha uno solo. No, io direi l'orecchino a forma di corno. Ok, così. Non due ma uno solo, quello sul sinistro praticamente. Tatuaggio, anche pitture di guerra. Per quanto non si vedano molto. Questa qua vicino all'occhio. Questa qua forse. Ce la mettiamo una pittura di guerra, È indubbio che la mettiamo. Questa qui. Questa qui potrebbe andare, Io direi questa e gliela facciamo. Ah, non possiamo cambiargli il colore. Ah no, ecco qua. C'è un colore azzurro, ispirato al mare magari. Ecco, questo qui. Vai, così. E poi torniamo sul volto. Io direi che ce lo teniamo così, dai. Conferma. Varani. Must have been a mercenary, come to fight in the war. I could have told him how he'd end up. Not in bad shape, though, all things considered. All right, then. Make sure it goes into the report. You know he'll want all the details. Amazing how well the body held up. Better than I've seen. I'm just glad it's not moving. Must have been born under a lucky star, this one. Anything else we need? Unless you'd like to name him, I think we're done. Put him with the others. Ok, allora abbiamo dato il nome giocatore, vai. Well, that's it for you then. Better luck next time. Ed eccoci in gioco, signori, ci siamo appena risvegliati su una montagna di cadaveri, quindi nuova missione attiva, fuori dalle tenebre, avete visto. Non so se abbiamo, ecco qui, missioni. Le tue missioni potrai scegliere quale attivare e seguire seguendo.
fuori dalle tenebre. Trovo una via d'uscita. Al mio risveglio ero in mezzo a un mucchio di cadaveri, nelle profondità del sottosuolo. Non ricordo chi sono, né dove mi trovo. Devo trovare un modo per andarmene di qua. Ok. Allora, trovo una via d'uscita. Note, sullo smaltimento. La segretezza è ancora essenziale per il nostro lavoro. E per mantenerla servono precauzioni speciali per smaltire gli sfortunati fallimenti. Le pile di residui sono diventate un problema nelle caverne inferiori, ma il nuovo inceneritore dovrebbe aiutare a ridurle. Ciò dovrebbe rendere il lavoro di smaltimento un po' più tollerabile, anche se dovresti evitare di bere acqua del torrente dove buttiamo le ceneri. Non è una bella fine per questi poveri resti, ma può essere di consolazione. Quelli non erano i loro veri corpi. Formulus Hughes. Prendiamola. Nota sullo smaltimento. Allora, qui abbiamo la nota. Ah, vedete, l'inceneritore mettevano i cadaveri e incenerivano praticamente. Spada arrugginita. Prendi tutto. Acquisito nuovi oggetti. Per vedere i premi options. Inventario. Armi. Principale. Spada lunga arrugginita. Ok. Perfetto, per quanto sia una scimitarra arrugginita, il nostro Sion Silver è abituato a usare le scimitarre e i pugnali come arma, quindi... Qualcuno sta passando. Si stanno uccidendo anche qualcuno. Scappate davanti alla potenza dei Tuatha. Fate ogni ometto. Questi continuano a duellare per sempre, mi sa. Inutile che perdiamo tempo a stare a vedere il terremoto. Ok. Monete, rompiamo anche gli oggetti, ragazzi. Guardate, ci sono i trofei sul numero di oggetti rotti, però... Facciamo anche noi. Rattazzi. Sta barra XP che appare, come vedete, ogni volta che... Poi vedrò di come sarà lo HUD, ragazzi, più piccolo, più grande, magari. Ecco, vedete che lo gnomo sembra stia combattendo ancora contro il Tuatha, da quel che abbiamo capito il nome di quei personaggi lì è questo. Ragazzi, rompiamo gli oggetti. Si sa mai che ci troviamo qualcosa. Help! Anybody! Qualcuno chiede aiuto. Il nostro Sion, che è abituato da ex pirata a razziare e uccidere, a razziare più che altro. Ok, salta. Eccoli qua, abbiamo a che fare con i soldati Tuatha. Per schivare, ok. Come in Dark Souls, ragazzi. Questo era un precursore di Dark Souls, questo gioco. E qua abbiamo un forziere, bottino baule. Vecchi stivali. Prendili. Hai acquisito un'armatura. On the slab, you were dead. It worked. By the tome, it worked. You're alive. Allora, abbiamo il menu contestuale, come vedete. Sono ancora in vita? No, clearly not anymore. But you were. The Well of Souls remade your body. We thought you were another failure. But the well restored your soul to your body, and it worked. We must get you to Professor Hughes right away. He'll have questions for you. Chi sarebbe questo Hughes? Professor Formerus Hughes. The Well of Souls is his life's work. The Tuatha are coming into the lower levels. If we hurry, we should be able to beat them to the top. Take these. They'll help keep you safe long enough to get to Hughes. Now, let's get going! Allora, questi assalitori? Oh my.
You don't know? Perhaps the process damaged your memory. They are the Tuatha De Onn, the enemy of all the young races. We've never seen them this far inland. Not even during the invasion. I don't know why they're here. Parliamo della mia morte. I wish I could tell you more. You showed no signs of life when we removed your new body from the well's waters. We just put it in the furnace room with the others. We would have never done that if we knew. E questo pozzo delle anime? Well of souls is just ahead. You'll see. And it works. It restored you to life. There will be plenty of time to explain later. We've got to get going. E dov'è Professor Hughes? He'll be in his study on the ground floor of the tower. At least, I hope he's there. And safe. Ok, ragazzi. Let me get this thing. Allora, andiamo a vedere inventario. Armatura. Vedete? Li ha già equipaggiati i vecchi stivali. Eccoli qua. Adesso abbiamo i vecchi stivali equipaggiati. Perfetto. Almeno non andiamo a piedi scalzi. You go first. Bottino. Armatura ammaccata. Vediamo se ci sono altri bottini in giro. Quindi andiamo a vedere questa armatura ammaccata. Ragazzi, vedete, è molto meglio l'armatura ammaccata. Abbiamo il nostro bel braccione da pirata in vista. Qui c'è il vostro Sion, era abituato a razziare con la nave dei suoi amici pirati, andavano in giro e non si ricorda perché si è unito alla guerra, soprattutto come è morto, cosa importante. Quindi andiamo avanti. This is what they're after, our greatest invention, the Well of Souls. Imagine an end to war, an end to death. Però siamo tornati in vita grazie a questo pozzo delle anime. Così sembra. A cui forse dovremmo dire addio prima del previsto, perché qualcuno l'ha fatto esplodere. Di qua non possiamo. Possiamo parlare con esse quando vogliamo. Terremoti ancora. Andiamo a tirare questa legna. Guardiamoci attorno. In one of the storerooms. See if you can find anything useful. Cerca i barili di legno, ecco qua. Vedete, ce lo dice anche il gioco di distruggere gli oggetti. Cosa abbiamo qui? La straliera d'armi. Scudo d'aquilone di ferro grezzo. Ragazzi. Armatura. Blocca 6 danni. Perfetto. Wait. Do you hear something? Ok, continua. Usare oggetti consumabili dal menu radiale, quindi poi me lo equipaggerò nel menu radiale. Vedete, lo scudo lo tira fuori solamente quando, però ehi Perry, ragazzi, era Dark Souls questo gioco. Ok, avevo un arco, prendilo. Dove sta l'arco? Oh, that longbow's bound to be useful. Move, move! Lo prenderei l'arco, se solo lo vedessi, mio caro Ansel. Qua c'è qualcosa qua dietro. C'è una cassa, signori. Gambali deboli e Grimaldelli. Andiamo a vedere questi gambali deboli, ragazzi. 3 contro 5, ragazzi. Armatura questa.
Qua dietro c'è un'altra cassa. Guanti stracciati, 28 guanti e pozione curativa. E altri grimaldelli, quindi. Perfetto, abbiamo trovato i guanti. E i consumabili, vedete, pozione curativa, io direi di metterla qui. Quindi assegna slot, vai. Ok, va in pausa il gioco durante... Fantastico. Non era ancora veramente Dark Souls allora, ragazzi. Ecco qui, questo aveva l'arco. È un arco lungo. Impostiamo come arma secondaria. Ok. Così torniamo sulla spada. Ci spiegherà come usare arco lungo, non vi preoccupate. Sarebbe veramente utile. Per usare arma secondaria. Oh. Ok. Easy easy. Le munizioni. Hai esaurito le munizioni. Ok. Quindi niente. Ah no, c'è ancora le munizioni. Cos'è sta cosa che l'ho esaurita? Ok, dovevamo aspettare che ci aprisse la strada. E abbiamo in alto le munizioni, comunque vedete la faretra in alto. Tieni premuto, vai. Colpo shottante. E dai, ci stiamo cavando, su. A tanti anni di distanza da quando giocai Armalur. Allora, documenti stracciati. Ispezione. Il testo di documenti è indecifrabile. Prendi tutto, via. Anche i documenti stracciati. Allora. Guardiamoci bene attorno perché come vedete ci sono delle casse da prendere. E ecco qua, cosa ci ha lasciato giù questo? Gambali arrugginiti. Fantastico, ragazzi. Vediamo. Beh, sì. Molto meglio rispetto a nostri gabbari. Abbiamo la parte inferiore dell'armatura adesso, avete visto? Quindi possiamo lasciarci cadere. Non che sia mio interesse farlo. E qua avanti. Pugnali, ragazzi. Sono un'arma particolare, preferito soprattutto l'altro. Prova a equipaggiarli subito. Li mettiamo come arma secondaria e adesso il nostro signor si troverà a casa. Anche perché lui con i pugnali e le spade è molto pratico. Come ben sapete. Qui cosa abbiamo? Guanti arrugginiti. Beh, sì, ragazzi, molto meglio. Ci manca solo la corazza. E l'elmo, che ho tolto la visualizzazione dell'elmo. Così vediamo sempre il volto del nostro personaggio, però ho tolto la visualizzazione, le opzioni. Al caso, magari al momento hai bisogno, diciamo, la cambiamo. Ok, vediamo come metterci in furtivo. Premi R1 per attivare la modalità furtività. Qui signori ci divertiamo con la furtività adesso, eh? E l'abilità di Sion con i pugnali e la spada si fa vedere, eh? Corazza ammaccata. Top, ragazzi. Ecco qui. 12 punti. Abbiamo tutto il set adesso, a parte l'elmo.
po' così. Non è abituato a indossare armature pesanti il nostro Sion, però c'è da dire che lui è morto in battaglia indossando una corazza, quindi possiamo fargli indossare corazze pesanti. Lui sa usare le corazze. Che cosa succedeva lì sotto? I grimaldelli stanno combattendo. E questo? Ok, monete. Proseguiamo, ragazzi. Apriamo la porta. Cave blossoms only respond in the presence of magic. R2 per accedere alle capacità. Usa la saetta. Incredible. What are you? Hughes, come da vostra richiesta abbiamo finalmente riportato il problema dei ragni sotto controllo. Claude cercherà di prendersi tutto il merito della pulizia effettuata dai suoi pretoriani, ma ritengo che esageri nell'attribuirsi i meriti, poiché manca di riconoscere il contributo della mia rapidità di pensiero e del mio dotto operato al successo dell'operazione. Mentre supervisionavo l'eliminazione dei ragni, ho notato che le guardie avvelenate dai ragni mostravano una certa rigidezza alle giunture e della pelle. Sintomi che suggeriscono una possibile soluzione al problema della coesione interna di alcune delle creazioni del pozzo. Ai tempi avrei studiato questi sintomi più approfonditamente, ma le guardie hanno deliberatamente e apertamente disobbedito al mio ordine di ritardare la somministrazione dell'antidoto. Per questi motivi chiedo di catturare alcuni di questi ragni per poterne raccogliere il veleno in vista di future prove. Inoltre spero che quelle guardie insubordinate siano immediatamente punite. Per la mia risoluta ricerca della conoscenza non chiedo né medaglie né promozioni. Tutto ciò che vi chiedo è di assegnarmi per favore un compito diverso nell'eliminazione dei soggetti. Gura. Ok, prendiamo questo item. Giustamente ci leggiamo la nostra lore, ragazzi, per capirne di più. E avanziamo di qua. Guardate qua che bello tutta questa parte con la vegetazione che... E abbiamo un forziere qui, Guanti ogre. Non che ci servano i guanti ogre, ragazzi. Abbiamo ottenuto... Ragnassi! Non è un GDR se non ci sono ragni, ragazzi. Ok, sono vulnerabili al fulmine. Alla nostra abilità del fulmine. E qua troviamo un bastone. Sui timbri arma preferita dai maghi, quindi lo mettiamo un attimo perché ce lo farà usare molto probabilmente. Bastone della Betulla Grezza, ecco. Vedete, ce lo fa usare per bruciare queste paratie. Ma dai, scarpe vecchie, otteniamo tutto qua dentro, quindi. Ci sono anche quelle sacche di ragni da esplorare. Perfetto. Come vedete qua, no, di qua ci siamo passati. Stavo cercando se c'era un modo di correre più veloce.
non possiamo prenderli. No, sono alleati, ragazzi. This is where we part ways. Take whatever you want from this armory. We might have a few things that would fit you. Just make sure you get to Hughes. We can hold off the Tuatha here. Allora, potremmo provare a persuasione bassina, eh? There's nothing more I can do except to stay here and slow down the Tuatha. But this is the armory after all. Check the chests. We might have a few things that would fit you. With luck, I'll see you on the outside. I'll see you on the outside, if fate wills it. Allora, parla con Formulus Hux. Innanzitutto, ragazzi, guardiamo qua dentro. Ok, abbiamo gambale arrugginite e corazza ammaccata. Se non li avessimo trovati prima. Ce li dà qui. E qua ci dà i pugnali di ferro grezzi. Okay. Raccogliamo tutto, vedete che vi dà tutto, anche la tunica stracciata, le scarpe vecchie, tutta roba che magari dite l'abbiamo persa durante il dungeon e giustamente ce l'ha da qui. Non sembra esserci altro di raccoglibile, vediamo. No. Allora, portiamoci qua. Apriamo la porta, mi rimetto, ragazzi, un attimo come armi i miei adorati pugnali, alla fine sono identici, perfetto, tanto saranno le nostre armi, la spada lunga e i pugnali. Allora, premendo il retrai, una visuale più ampia, e questo è il pozzo delle armi, siamo arrivati qua. Facciamo un giro largo, si sa mai che c'è qualcosa da raccogliere. Ecco qui, diario dei progressi del pozzo. Allora, gli esperimenti adesso finiscono per ricreare il corpo nel 97,5% dei casi. Al punto in cui siamo arrivati, arti mancanti o extra sono probabilmente attribuibili allo stato del soggetto, al momento della morte, più che un'alterazione dovuta alla magia durante la resurrezione. Tuttavia la vera e propria rianimazione ci sfugge ancora. Nonostante esperimenti ancora più serrati, ciò che riusciamo a ricreare non sono che meri ammassi di carne e ossa, anche se gli occasionali spasmi o contrazioni fanno ben sperare per il futuro. So che alcuni di voi si lamentano proponendo l'utilizzo di cadaveri per evitare il processo di ricreazione dei corpi, ma dovete sapere che non riceveremo mai permesso di sperimentare con il vero corpo di un soggetto. Anche se lavoriamo per ricreare la vita, non possiamo profanare i morti. Ulteriori lamentele potete indirizzare direttamente a me. Formulus Hux. Ok, quindi abbiamo capito, anzi vediamo di raccogliere il diario. Collezioniamo tutti i diari, scusate. Progressi del pozzo. Quindi andiamo avanti di qua. Okay. Sto sempre cercando un tasto per correre veloce, ma non c'è. Penso che sia proprio il tasto di corsa sia migliore che abbiamo a spingere la levetta. Ok, abbiamo un caricamento. Anche abbastanza veloci i caricamenti, dai. Made it, and look at you, even with all you've been through. The Tuatha, your return from the dead. Please forgive me, you must be terribly confused by all of this. I am Fomorus Hughes, and this is my laboratory at Alistar. Everything you see here is dedicated to one thing, the Well of Souls, the pursuit of immortality. And you, you're my first success. If we only had the time, there's so much we might learn from one another. Allora, vedete che Formulus Hughes. I am Formulus Hughes, scholar of Vivification Prime Circle. We are standing above my life's work, the Well of Souls. A
There's so much to learn about you, though. I imagine it's all a bit muddled. A side effect of the prismere? Shape of the basin? No, no. If only we had more time. Yes, sir, Tori? I don't know. They're called the Tuatha. They were once fey folk of the Winter Court, but they've been twisted by their Lord Gadflow. But how could they have found us out here? We're miles away from the front lines. The war has never touched Dalentarth. And why attack the well? If I... The fey are complicated. I could write 10 volumes on the effects of immortality on the pseudo-feudal court system alone. E riguardo la mia morte? I wish I could tell you more, but your death is a mystery to me as well. It seems that your memory died with your body. You see, the well is designed to capture the soul of someone recently deceased, recreating their physical form within its waters. Simple, really. Your rebirth is the first we might truly call a success. There have been others, but the results weren't quite right. It's been my life's work. Decades of research with a singular goal, ending death itself. And now, you're the only proof that it's a success. But why did it work on you and no one else? What makes you different from the others? There are so many questions to ask, and if we're to get any answers, we've got to get you someplace safe. Too much to explain right now. The Tuatha have come to stop my work, but I don't believe they know about you. Not yet. What's important is getting you out of here safely. You're the only proof of what we've achieved here. I may not be able to save the well, but I can ensure that its only success is safe. Gli dirò, resterò qui a combattere. Absolutely not. I've got my notes, but it's most important that you stay safe. It's just that you're... Wait, where are you going? Fascinating. Simply astounding. I'm not certain what's caused it, but somehow... Yes, as I was saying, I'm not sure what... Perhaps I should go see. Sir! Sir! Mr. Hughes! The Tuatha have reached the lab! They're inside the lab! No! We've got to get you out of here now! Quickly! Follow the path to the town of Gorhart. Find Agarth. He's a friend, and he may be able to help. No matter what else, stay alive! Che gnomo maledetto! Ok, fuggi dalla torre. Guardiamoci attorno. Che dovremmo proseguire di qua. Oh, ecco, tieni premuto per scattare, finalmente, ragazzi. Mi ricordo che si poteva scattare. Potevo prenderli. Prenderli furtivamente, ma qui abbiamo un forziere, gente. Vediamo cosa c'è dentro. Monete d'oro, un grimaldello. Cioè che poi ci serviranno per scassinare, perché scattiamo nuovamente. Qua pezzo di qua. Resiste il trovo della roccia. Quindi liberiamoci del Tuatha. Thank you.
Via. C'è anche un sistema per bloccare i nemici. Ok, 100% di esperienza in più. E ci dà l'anello dello scudiero che andremo ad equipaggiare. I frammenti sono usati esperti, sai, per creare potenti gemme. Intanto noi come accessorio abbiamo l'anello che ci aumenta la salute. Ecco qui. Del 5%, eh. Guardiamoci attorno. Niente da raccogliere? Nada? Penso almeno ci dessero un elmetto alla fine del dungeon o qualcosa. Invece nessun elmo, ragazzi. Fuori! Ok, siamo riusciti a scappare, dai. Vediamo anche i nostri suggerimenti da schermo. E attendiamo. Qua il caricamento sembra più corposo, ma forse deve caricarci in mondo esterno, open world del gioco. Ecco qua. Siamo fuori, ragazzi. Saliamo di livello. Missione completata, fuori dalle tenebre. Quindi sali di livello. Ah, qui vedete, scopri oggetti, scasso, commercio, persuasione, abbiamo un punto disponibile. E facciamo il trofeo rinascita, ragazzi. Ora vedrò io come... Ok, sì, tanto poi posso sempre salire di livello. Allora, ragazzi, fuori da queste rovine abbiamo completato la prima missione di Kingdoms of Armalur. Abbiamo trovato anche un reagente. Quindi, come vedete, andremo avanti direttamente alla prossima puntata che farò con questo bel titolo. Ragazzi, mi sta piacendo tantissimo Armalur e mi si sta riaccendendo la passione di tanti anni fa. Quindi, il primo episodio è stato veramente lungo, lo ammetto, ma ho voluto fare tutta la prima missione completa. Se vi è piaciuto questo episodio, mi raccomando, piazzate un pollice su, un like che aiuta una cifra algoritmo. Soprattutto vi chiedo di iscrivervi al mio canale per sapere quando e come pubblicherò un nuovo video di Armor. Andrò in live magari con Skyrim o Dark Souls 3 o pubblicherò qualsiasi altro video di gaming. Noi ci vediamo alla prossima, ciao ciao a tutti e grazie di aver visto questo video.